Ah, questo video sono abbastanza incazzato, un po' tanto incazzato. Non mi autocensurerò in alcuna maniera, anche se ho lavorato con Nintendo e ci sono ottimi rapporti con Nintendo Italia, e fatta eccezione per il community manager di Nintendo, che a mio parere è un complapenetto. Nintendo Italia sa lavorare molto, capiranno le mie posizioni e qualora ci dovessero essere altre collaborazioni con Nintendo Italia, sono convinto di non rovinare la mia reputazione con questo video sfogo contro Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. In pratica, in questo momento siamo nella posizione in cui ci dobbiamo mangiare cucchiaiate di merda che è Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee nella speranza che nel prossimo anno il gioco che decidono di fare sia buono. Cioè, noi dobbiamo prendere questo con lo specchiettino delle allodole, no? Sai, prossimo anno ti diamo un gioco migliore. È come il datore di lavoro che ti dice: senti, mi lavori un mese a 100 euro scarsi, che tanto poi il prossimo mese ti faccio il contratto, ma tanto poi il prossimo mese col cazzo che te lo fa il contratto e te rimani nella merda e rimani lì con 100 euro al mese e non ti sei potuto cercare altri lavori. È la stessa cosa, ragazzi, è la stessa cosa. È come Ultra Sun e Ultra Moon quando è uscito, era lo stesso cazzo di gioco, le stesse 7 ore di dialoghi di Sun e Moon. Non c'era niente di differente se non 3-4 cose, 3-4 sprite della Eder Foundation, quei mongoloidi che venivano dall'altra dimensione. Ragazzi, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di gente che deve comprare un gioco per aspettare un gioco vero. È umiliante essere una community, essere dei videogiocatori, essere una gran parte dei guadagni di The Pokémon Company fino adesso, e per avere un gioco serio bisogna aspettare, bisogna pregare, bisogna chiederlo per favore. Io per darti i miei soldi ti devo chiedere: per favore, fammi una cosa buona. Ma ci rendiamo conto quanto è umiliante questa situazione per un videogiocatore? Per un videogiocatore che ha giocato tutti i videogiochi e non un videogiocatore cerebro leso che ha solo giocato a Pokémon Let's Go, e che quelli ragazzi non sono videogiocatori, le persone che non sono videogiocatori, che giocano solo a Pokémon Let's Go, sono dei cerebro lesi. Sono dei cerebro lesi. A parte il fatto che aspettavo questo momento, dopo l'uscita, aspettavo di provare Pokémon Let's Go prima di poter sfogarmi, perché ho sempre lasciato dei dubbi, ho sempre detto: se questo lo fanno bene è figo, se la modalità in cui, non lo so, ti interagisci con i Dragonite mentre volano, possono gestirsela bene con le ame, invece no, è una cagata, puoi volare solo nel percorso, cammini o voli è la stessa cosa, wow, non puoi andare in giro in nessuna maniera, ci sono i muri invisibili, che tristezza. Se vai alla Lega Pokémon e te voli sopra la Lega Pokémon, è una striscettina così di terra. La Lega, cioè la Via Vittoria, è una striscettina di 1 metro. Dentro gigante, fuori un metrino piccolino piccolino. Poi, lasciando stare il fatto che non ci sono le abilità e i combattimenti sono noiosi, o qualora non siano noiosi, sono pessimi perché o sono noiosi, o l'oppo ha troppi livelli sopra di te e quindi non ce la fai andare avanti al classico, e non è bello, non è divertente, non c'è un rapporto skill trattino difficoltà, insomma la difficoltà non è proporzionata alle skill del giocatore, e che quindi non si diverte, non è divertente. Combattere non è divertente né uno contro uno, né due contro due, né due contro uno, ma anche meno catturare. È solo 6 anni, 1000.000 anni che catturiamo Pokémon con una modalità stupida e deficiente, con lo slime. Adesso basta! Cioè, come si fa a catturare, andare in giro e spendere, sp stare mezz'ora così davanti a un chance e poi: oh, non l'ho preso, si è schiuso. Ah, non l'ho preso, si è schiuso. Ma non gli posso fare di tiro un sacco. Wow, è come la zona safari. Che schifo la zona safari. Ha sempre fatto cagare a tutti la zona safari nelle modalità di cattura. Whee! Gli tiriamo la ball. Oh no, si è schiuso, è scappato. Ah, bella merda. A parte il fatto che nella ball manca il tasto Y, e quindi per la prima volta ti danno un controller aggiuntivo che a me funzioni, nonostante tu, per livellare, l'unica maniera per livellare i Pokémon, per fare le sfide dopo la Lega, è prendere tutti i tuoi Pokémon e metterli nella ball. Vuoi completare le sfide? Compra la ball. Vuoi Mew? Compra la ball. Hai comprato la ball e vuoi Mew e ricominci il salvataggio? Non puoi ritrasferire Mew nel gioco perché hai solo un Mew. Che bella merda, eh? Che bella merda davvero.
Ma infine parliamo del punto più importante, non andrò nel dettaglio perché comunque si vede giocando che questo gioco è un gioco di passaggio, è un gioco per fare soldi perché non ha contenuti, non ha un cazzo di contenuto. Qual è il contenuto di questo gioco? Cos'è di diverso dagli altri videogiochi? È solo una cosa commerciale, è come una pubblicità, è come un portachiavi questo gioco, non ti dà niente in cambio. Tu puoi, è nostalgia pura, è emotività pura. Basta, non c'è niente altro. Perché? Perché è rosso. Già, insomma, non puoi catturarli bene i Pokémon, devi solo hai Pokémon Go, quindi non c'è nulla di nuovo anche lì. C'è la sfera Poké nuova che costa 50 euro e fine, che è un DLC, è un cazzo di DLC. La sfera Poké per il controller è un DLC di Mew e per il livellamento dei Pokémon. Non ci sono contenuti in questo gioco. Cosa c'è di nuovo? Cosa c'è di rivoluzionario? Cosa c'è di bello? Non c'è niente. È un gioco vecchio, rifatto per la terza volta, senza Pokémon aggiuntivi, quindi con meno Pokémon, con meno abilità, con meno interazioni. Lui di bello, di nuovo, c'è solo le interazioni con Pikachu e Eevee. E benché la gente dica: oh, ma quanto è bello interagire con il tuo Pokémon! Poké e te è stata una delle cose più orribili del gioco. Il poter coccolare il tuo stupidissimo, biccisissimo Pikachu non gli è mai fregato un cazzo a nessuno. Noi vogliamo giocare, picchiare la gente, battere la lega. Poi, dopo, se la storia è bella, ci sta che io vada al competitivo. Ma no, no, i dettagli non sono la cosa più importante. Non puoi dirmi che al centro di questo cazzo di gioco c'è il dettaglio di Pikachu. Perché il gioco è la trama, è come si svolge la trama, è come finisce il gioco, il post-game. No, non puoi incentrare un cazzo di Pokémon sul coccolare un Eevee che ha le pettinature da Lolita stupida e deficiente. Non si può, non si può, non si può, non ne sto potendo, no. E poi ora c'è la moda, ora c'è la moda, tutti a giocare a Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, tutti, anche gli youtuber deficienti, quelli che fanno i video su Fortnite, le top 5, gli scherzoni o le esce per visualizzazioni, anche quegli youtuber spazzatura lì, quelli che nella società non servono neanche a nulla, a niente, sono sotto i lombrichi quelli lì, vengono a fare il gameplay di Let's Go. E questa cosa è assurda, perché è assurda. Tutti prendono questo gioco e lo giocano solo per attenzione. State dando ragione a un gioco che non ha ragione. Quel gioco non doveva vendere e sta vendendo. E voi che vi accontentate del poco, siete dei cromeri. Voi vi accontentate di quei 100 euro che vi dà il datore di lavoro, così quel datore di lavoro col cavolo che assume qualcuno a 200 euro. No, continua a assumere voi a 100 euro. È la stessa cosa, è la stessa cosa. È una vergogna che non si critichi questo gioco. È una vergogna che la gente non abbia una cultura videoludica per criticare questo gioco. Fatta eccezione di Francesco Cirurso, che ha fatto una signora review, ha fatto una recensione ottima con i lati positivi che ci sono, per carità, e i lati negativi. E chi non voleva comprarlo e ha visto magari la recensione di Cirurso ha detto: ok, magari lo compro, magari non lo compro. Cioè, ci sono questi pro e contro. No, tutto il resto è schifo. Giochiamo. Anche Disguised Toast faceva lo Shiny Hunting. Disguised Toast, che streama Hearthstone dalla mattina alla sera, faceva gli Shiny Hunting in Pokémon Let's Go. Ma voi avete la droga nel cervello. Voi state peggio di Marco Togni. Non è possibile. Non è possibile che il mondo vada così. Un minimo di cultura, un minimo di palle, di spessore di carattere per dire cosa non va in una cosa. Ce l'avete? Ce l'ha qualcuno? No. Tutti complici di un prodotto che è solo una vetrina, è solo un dammi i soldi e tieni questo DLC. È questo prodotto. A me mi fa schifo la situazione del genere. Gente che non ha mai toccato Pokémon, che arriva a fare pubblicità a un gioco pessimo, al peggior gioco di Pokémon della storia. È meglio Pokémon Pinball di questo gioco qua. E ve lo dico con la maglia di Nintendo Switch, che la Nintendo Switch è una signora console, è una console bellissima, ha rivoluzionato il mondo. Finalmente questa merda qua non è più considerabile un cazzo di videogioco, perché i videogiochi di qua dentro fanno schifo. Giochi a Clash Royale, sparati in culo, coglione, perché non è possibile. Invece la Nintendo Switch te la porti in giro, è bella per quello, è rivoluzionaria. E voi cosa ci fate? Ci fate un gioco di merda! Un gioco di merda! Potete farci giochi bellissimi che rompono tutto il mercato
Evviva i giochi di merda. Signori, ciao a tutti. Evviva i giochi di merda.